Cari spettatori di SOS Danza, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video veramente particolare, una finestra su quello che faremo nella prossima stagione di SOS Danza e il primo vlog del nostro canale. Che cos'è un vlog? Il vlog è un videoblog, ovvero una sorta di diario video usato per raccontare settimane, giornate ed esperienze vissute. Oggi vi porteremo all'interno di una nostra giornata di studio. Infatti, se mi vedete gli occhi più piccoli del solito, è perché sto registrando questo video di notte, pur di farlo uscire velocemente per mostrarvi tutto quello che è accaduto e per mostrarvi il backstage di quello che è l'allenamento di una coppia, in questo caso di alto livello, ma che poi non si differenzia tanto dal modo di apprendere, di imparare ballo di un principiante o un ballerino intermedio che fa competizione. In questa giornata che andrete a vedere ci saranno tre star d'eccezione, tre grandi campioni del recente passato e del presente. Potrete vedere Morena Colagreco, Valerio Colantoni e Arunas Bizokas. Stiamo parlando di vere e proprie leggende del mondo della danza. Prima di starvi a fare tanti discorsi, preferisco che sia il loro ballo a parlarvi. Vi porterò all'interno di questa giornata di studio e di allenamento con questi tre grandi campioni per far capire la vera essenza del ballo. Un'attività ricolma di entusiasmo, passione, desiderio di scoperta, voglia di superare i propri limiti, che non esclude nessuna fascia d'età. Vedrete ragazzini di 15-16 anni e adulti che arrivano fino anche a 60-70 anni, tutti uniti dalla stessa passione, la passione per il mondo della danza. Adesso bando alle ciance e andiamo a vedere cosa è accaduto in questa fantastica giornata. Un momento però, prima di tutto vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina, mettere like al video e condividerlo, in modo da non perdervi tutti i nostri speciali dedicati alle danze standard, l'imperdibile serie Allena Danza, dove Stefano Tronconi ci porta all'interno della preparazione atletica per i ballerini specifica, e tutti questi video un po' particolari che farò di tanto in tanto. Avete fatto quello che vi ho detto? Allora possiamo partire. La giornata è iniziata presto, alle ore 8, per recarsi dalla terra di Dante, dove abitiamo noi, ovvero Firenze, al luogo in dove si teneva questo stage, ovvero Milano, a Cologno Monzese, vicino agli studi di registrazione Mediaset, in una location veramente, ma veramente spettacolare, che vedrete poi perché non voglio rovinarvi la sorpresa. Partiamo così per il nostro lungo viaggio che ci porterà dalla Toscana alla Lombardia. Fermi, 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 fermi. Mi ero scordato di dirvi che a questa fantastica giornata di allenamento non siamo andati da soli io e Simona, ma c'era anche un'altra coppia d'eccezione. Ancora voi non li conoscete, ma avrete modo di conoscerli nella prossima stagione di SOS Danza. Sono i miei genitori e non sono due balerini a caso, sono coloro che mi hanno iniziato a questo fantastico sport ormai 20 anni fa. Anzi, forse un pochino di più di 20 anni fa. Due ballerini giunti anche loro nella massima classe per la loro categoria, ovvero la classe AS. Ballerini da oltre 25 anni a livello competitivo, che hanno totalizzato, mi pare, un qualcosa come 600 gare di ballo. Quindi, come potete ben capire, il ballo non è soltanto sport, ma è anche amicizia, socializzazione e un modo per passare giornate fantastiche insieme. Ritorneremo sulla storia dei miei genitori perché è veramente una storia da raccontare. Ma riprendiamo il nostro racconto.
ore 12, arrivati nella location di questa giornata. Eureka Dance. Sì, proprio come l'esclamazione di Archimede. Una cosa non casuale data l'immensa quantità di idee innovative che ci sono all'interno di questa struttura. Ma mi stavo chiedendo, ma quanto è bella Simone? Adesso siamo veramente pronti per iniziare questa fantastica giornata. Cresci Danza. Il nome dell'evento è decisamente benaugurante. Una sala mastodontica con un parquet di altissima qualità. Un impianto audio e un impianto luci degno di uno dei migliori concerti. Illuminazione, atmosfera, bar e tanti altri piccoli dettagli arricchiscono il locale di Eureka Dance, il luogo che ci ospiterà per tutto il giorno. La mattina era totalmente dedicata all'allenamento di coppie di classi B. Adesso, se non siete nel mondo del ballo, vi starete chiedendo cosa sono le classi. Per aiutarvi a capire meglio, il mondo delle danze di coppie è diviso in classi. Si parte dalle classi, diciamo, di dilettanti, ovvero la classe D, per poi salire di livello in classe C, in classe B3, in classe B2 e in classe B1. Categorie contrassegnate da figurazioni di difficoltà sempre più crescente. Con il passare degli anni e l'aumento dell'esperienza, una coppia potrà arrivare a ballare figurazioni di classe A. Figurazioni hanno molta più libertà, mentre il massimo livello è la classe AS e ovviamente poi il professionismo. Questo era per darvi una rapida panoramica di come sono suddivise le classi di ballo. Ma nelle immagini che scorrevano sullo sfondo, vi siete accorti che negli allenamenti potrete vedere coppie di ragazzini di 15 anni alternati a persone adulte, tutte che praticano con la stessa dedizione e con la stessa passione i balli di coppia. Non esistono limiti d'età, né verso il basso né verso l'alto. Ogni età può praticare ballo con la sua bellezza e con le sue scoperte, traendo il massimo da questa spettacolare disciplina. Ci siamo! Adesso è giunto il momento di mostrarvi la prima lecture, il primo workshop, ovvero una sorta di lezione tecnica tenuta da Morena Colagreco. Questi primi 45 minuti di lezione sono stati incentrati sul tango, con un semplice esercizio di movimento in diagonale, ovvero tre passi in avanti e tre passi indietro, è riuscita a spiegare veramente tanti concetti interessanti. Qui potete vedere il replay dell'esercizio che si può svolgere sia in posizione chiusa sia in promenade. Per chi non è avvezzo ai balli di coppia, la promenade è quando cavaliere e dama muovono tutte e due in avanti. Siamo partiti dal movimento del corpo fino ad arrivare alla giusta posizione e impostazione dell'energia della parte superiore e delle braccia. Dal centro di gravità, ok, quindi il centro di questa schermo immaginare, devo internalizzare. Cosa vuol dire? Già, ecco, una piccola parola anche che fa la differenza, quindi non c'è swing e poi mettiamo già in memoria la parola implosione anziché esplosione, ovvero l'esplosione è una cosa che fuoriesce, l'implosione è come se l'energia, le azioni vengono fatte internamente nel corpo. Spiegando anche come la mano sinistra della dama ricopre un ruolo fondamentale in tango, perché attraverso l'energia che la mano sinistra e il braccio sinistro riesce a donare al cavaliere è molto più facile mantenere gli spazi. Ed inoltre ha analizzato anche il braccio destro del cavaliere, che molte volte quando si muove in tango tende a spostarsi e a suonare un po' la fisarmonica. I limiti del corpo che sono quindi, uomo o donna che sia, il braccio, quindi destro, sinistro, quindi gomiti, l'energia nel tango finisce nei gomiti, nella spina, nella testa e poi equamente nelle due ginocchia. Quindi tutte le azioni che faccio sono, queste cinque energie sono equamente distribuite. La cosa bella di ricevere informazioni da grandi campioni è quella che molte informazioni complesse vengono messe in un modo molto snello e semplice. Questo semplice esercizio di movimento in diagonale, per esempio in tango, lo possiamo trovare nella quasi totalità delle figure. Quindi creare i giusti automatismi in questo esercizio proposto da Morena permette al nostro sistema nervoso di memorizzarli nel modo corretto e ritrovarli poi durante tutto il ballo e quasi in modo automatico. Il secondo workshop di questa giornata è stato tenuto dal maestro Valerio Colantoni. Potrei spendere veramente tante parole per parlare di Valerio. È il nostro maestro da svariati anni,
E ci sarebbe veramente tante cose da dire su di lui, sia come ballerino, come maestro e come persona. Però anche questo magari ve lo racconterò nei video della prossima stagione, in modo da poter approfondire e entrare nel dettaglio. Andiamo invece nel cuore della lezione di Valerio, che ha parlato di un principio molto importante, ovvero dello sway. Che cos'è lo sway, vi starete chiedendo? Lo sway è un'azione di inclinazione, che porta la verticale del nostro corpo a non essere più allineata verso il pavimento. Ce ne sono di vari tipi e Valerio si è soffermato su alcuni di essi. Ha parlato per esempio della differenza tra technical sway e artistic sway. Ci sono sempre tre azioni da fare. Drive, swing, sway. Non ho detto rotazione perché facendo lo swing già c'è un po' di rotazione. Ok? Le prime tre, le tre principali sono drive, swing, sway. Ok? Parliamo oggi solamente dello sway. Ok? L'inclinazione. Generalmente ci sono due tipi di sway. C'è il technical sway e c'è l'artistic sway. Ok? È una cosa che tutti devono fare. Tutti. Perché è una cosa tecnica. L'artistic sway è una cosa che si sviluppa dopo il technical sway e va fatto più nelle classi alte, ok? Spiegandoci come negli esercizi che vedrete, a seconda del momento in cui siamo, dobbiamo prediligere più un tipo di sway rispetto all'altro. Il technical sway è quello appunto creato dalla parte tecnica, ovvero il posizionamento delle gambe e dei piedi che va a influenzare il posizionamento del bacino, ovvero quando si muove una gamba e si posiziona la punta del piede della gamba che muove, il bacino tende ovviamente a disassarsi rispetto al pavimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se faccio il giro a sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mentre l'artistic sway è quello nella parte solitamente finale delle figurazioni, dove si va a sviluppare il lavoro in tutto il corpo, fino ad arrivare alla parte superiore. Per renderci meglio l'idea di quanto è importante uno sway rispetto all'altro, ha dato una sorta di proporzioni. Ha fatto capire che il technical sway ricopre un'importanza del 70%, mentre l'artistic sway solamente del 30%. In questo modo ha spiegato anche perché la maggior parte dei ballerini tende a muovere i gomiti in modo slegato rispetto al corpo, proprio perché non c'è la giusta proporzione di questi due tipi di sway. Se io metto in posizione, se voi mettete in posizione, qui siete dritti, fate il giro destro, ad esempio, e tante volte si vede che fate l'inclinazione col braccio, col corpo, ma il fianco va al contrario di dove dovrebbe andare. Con questi esercizi che state vedendo ci ha fatto capire come la parte del torace, fino ad arrivare alle ginocchia, la parte centrale del corpo, è fondamentale farla ballare per mantenere un buon assetto di coppia e una buona guida sulla ballerina. Verso il braccio sinistro, ok? Io muovo la parte del mio corpo che va verso il braccio sinistro. Automaticamente più muovo il centro, più vado a chiudere il piede. Ok? Allora, se voi mi mettete in posizione, questo sarebbe il finale del giro a destra da uomo. Ora, se io vado sulla gamba destra, andando in punta, il fianco destro continua a salire. Quindi il fianco destro rispetto al sinistro è più alto, automaticamente vado a chiudere i piedi. Quindi le braccia non è una cosa che si devono attivare per andare a fare l'inclinazione. Le braccia è una cosa che segue quello che fa il centro. Facendo quindi capire l'importanza della guida del ballerino e delle azioni del ballerino che devono essere belle, piene e molto chiare. Per la gioia di tutte le dame, ovviamente. Immaginate già la scena mentre state ballando, vi fermate, la vostra ballerina ha sbagliato. Ma non mi sei venuta dietro, che stavi facendo? Lei si gira e cosa ti risponde? Per forza non ti seguo, non mi fai niente, non mi guidi. Hai sentito che ha detto Valerio? E se non fai questo, zitto, muto. Scherzi a parte, questa lezione ci ha fatto capire veramente proprio l'importanza di usare il corpo nel modo corretto. A muovere e metterci più energia nella parte che abbiamo più connessione. Se io voglio fare il giro a destra, devo riuscire a muovere la ballerina
Ora, quando vado in elevazione, questo è il technical sway. Una volta che metto la punta, questo è il technical sway. Il centro muove verso il mio gomito sinistro in maniera che vada a creare l'inclinazione. Sì, tutto molto bello. Però adesso, ora che Simone ha ballato con Valerio, sicuramente sarà molto più difficile da accontentare. L'importanza di capire quelle azioni che ti fanno arrivare alla fine di un ballo fresco come una rosa, senza accumulare tensioni e fatica, che poi ovviamente sarebbe il sogno di qualsiasi ballerino, dal principiante a coloro che fanno competizioni. Chi non sogna di arrivare al termine di una finale in gara dopo 5 balli e di essere fresco come una rosa perché ha ballato nel modo corretto? Spesso invece molti ballerini si ritrovano nella situazione opposta, ovvero al primo ballo, al secondo ballo hanno già finito le energie perché si sono strattonati e tirati per tutto il tempo del ballo. Siamo giunti alla terza lezione, la lezione di Arunas Bizokas. Arunas, dall'alto della sua tecnica mostruosa, ci ha guidato nell'analisi di due figurazioni basilari dello slow foxtrot, il passo piuma e il tri-step. Ha analizzato queste due figurazioni a raggi X, facendoci capire come la musicalità e la coordinazione delle gambe sulla musica è fondamentale per avere una qualità superiore. Spesso infatti si vedono dei buoni passi piuma e dei buoni tri-step, però che non hanno la corretta musicalità. Trasformando il conteggio da 1, 2, 3, 4 a E1, E2, E3, E4, Arunas ci ha spiegato come qualsiasi istante della musicalità del passo piuma e del tri-step deve essere riempito con un'azione specifica e con un controllo veramente pazzesco. And one hand changes, and at that moment I will go through this change. In questo momento sarò doppiato. And three, and continue a bit more, and continuerò fino a three e continuerò fino a four. Come potete vedere, la meccanica del movimento è ben suddivisa. Su one hand, Arunas trova il perfetto centro bilanciamento. Al numero 2 ha attivato la spinta dalla gamba dietro per arrivare sulla gamba che ha mosso, per poi recuperare sulla E successiva ed avere la giusta stabilità sul 3 e sul 4. Finiti i workshop, come per magia, l'Eureka Dance si trasforma. Un complesso sistema di pannelli scorrevoli inizia a viaggiare vorticosamente per la sala, dividendo l'enorme salone in due sale separate dove si svolgeranno le lezioni. Due sale isolate e completamente insonorizzate, roba da matti. Ma poi lo sappiamo, la tecnica va bene, ma ogni ballerino alla fine desidera una sola cosa: ballare e essere lasciato libero di testare quello che ha imparato. Proprio per questo inizia l'ultima fase della nostra giornata, gli allenamenti. Cogliamo questa occasione per mettere dei primi video di ballo di me e Simona su questo canale. Iniziamo con il primo ballo dell'allenamento, un valzer lento. Mai praticato ballo, è veramente difficile capire cosa si può provare durante un ballo quando i corpi dell'uomo e della donna sono perfettamente coordinati. Secondo ballo dell'allenamento, il tango. Altro che rosa in bocca, il tango è veramente coinvolgente e ricco di passione.
Andiamo a mostrarvi adesso cosa significa valzer viennese. Non è il classico ballo dei debuttanti, ma si è evoluto in un ballo veramente fantastico e anche discretamente faticoso. Che fine hanno fatto? Ah sì, si stanno allenando molto bene. Slow Fox. Lo Slow Fox è uno dei balli più tecnici delle danze standard e adesso lo vedrete ballato sulle note della fantastica canzone di Michael Jackson. Il premio per il ballo più energico delle danze standard spetta sicuramente al Quickstep. Il nome sembra uno scioglilingua, ma da ballare è veramente, ma veramente divertente. Secondo giro di balli, questa volta nasconde una difficoltà aggiuntiva, ovvero la musica è stata rallentata veramente tantissimo e il livello tecnico per mantenere il tempo ovviamente deve aumentare di conseguenza. Godetevi questa rapida carrellata di 5 balli, ovviamente senza interruzioni.
L'ultimo pezzetto di allenamento consiste nel passare da un ballo a un altro senza fermarsi. Dopodiché per oggi abbiamo veramente dato. La giornata di allenamento per noi termina qui e si avvicina anche la fine del nostro vlog. Ma Eureka invece è pronta a cambiare nuovamente faccia. Una rapida pulitina alla pista, gli armadi iniziano a volare che Mago Merlino sposti, arriva l'orchestra e voilà, siamo pronti per una serata danzante. A me e a Simona non resta che ringraziare Luca Marzi e tutta l'Eureka per averci ospitato in questa fantastica giornata. E chissà, magari ci rivedremo. E ovviamente, amici di Milano, se siete nelle vicinanze e non solo, vi conviene veramente far visita a questo fantastico locale. Vi abbiamo raccontato questa giornata per farvi capire quanto sia importante lo studio, l'aggiornamento e la continua evoluzione del proprio corpo e del proprio movimento. Che si sia dei principianti oppure delle coppie con 30 anni di esperienza e tanti titoli alle spalle. Che ci si sia affacciati ora al mondo del ballo oppure si sia già anche maestri. Per me e Simona, per SOS Danza, l'evoluzione è fondamentale, sia per migliorare se stessi, sia per offrire sempre cose nuove ai propri allievi. Infatti spesso quando mi sento dire «Ma ballate ancora?», dando a intendere come magari dopo 8 anni di ballo si dovrebbe magari smettere, a me viene da pensare «Ma io ho appena cominciato!».